Ma la Serbian Dancing Lady esiste o è tutta finzione? Salve a tutti ragazzi, io sono Creepypasta LOL e benvenuti nel mio terrificante canale. Prima di iniziare con il video, volevo ringraziarvi per aver lasciato dei commenti molto carini e per aver scritto le vostre esperienze inquietanti in merito agli scorsi argomenti. Inoltre, volevo farvi sapere che ho quasi finito di leggere un libro sui vampiri, quindi se volete una creepypasta in merito o anche solo un video informativo o addirittura io che faccio domande e intervisto un vampiro vero, fatemelo sapere sotto nei commenti. Detto questo, se siete persone sensibili, vi sconsiglio di andare avanti. Spegnete la luce, mettetevi comodi e buona visione. La Serbian Dancing Lady è una signora anziana vestita con abiti folcloristici. Solitamente la potete trovare sotto la luce di un lampione o nel bel mezzo di strade isolate, intenta a danzare con le braccia aperte. Ha un aspetto inquietante, ma le sue intenzioni non sono da meno. Inizialmente potrebbe sembrare un personaggio strano, bizzarro, forse una signora che ha bisogno di aiuto, ma in sua presenza non bisogna mai abbassare la guardia. Sebbene in questi ultimi mesi la sua presenza si sia fatta sentire sui social, specialmente TikTok, in realtà la Serbian Dancing Lady ha origini molto più datate. Il suo primo avvistamento non è stato nel 2023, ma bensì nel 2019. Sulla rivista Serbian Today uscì un articolo riguardo una donna che danzava sotto la luce di un lampione. Dal video originale si capiva che c'era qualcosa di molto strano. Sembrava trovarsi nelle vicinanze di un ospedale psichiatrico e in mano teneva un coltello. Poteva essere una donna scappata dall'ospedale, forse una paziente. Fatto sta che cominciarono a girare delle voci molto brutte a riguardo. Questa donna aveva aggredito una ragazza e un bambino. Vi posso solo dire che la polizia ha fatto numerose indagini a riguardo e ad oggi non possiamo ancora sapere quale sia la verità. Per quanto riguarda la sua figura, invece, ha subito destato sospetto, poiché richiama al famosissimo personaggio folcloristico Baba Zvedara, una sorta di Baba Yaga. Fatemi sapere sotto nei commenti se volete un video anche su Baba Yaga. Baba Zvedara sarebbe una strega pericolosissima che viveva nei boschi, protagonista di molte leggende metropolitane. Si può dire che da qui nasce il personaggio della Serbian Dancing Lady, un misto tra realtà, leggende e fobie. Addirittura su alcune pagine web vi è scritto che la Serbian Dancing Lady esiste bensì dal 2006 e che è sempre stata un meme di internet da più di 15 anni. Sempre passato. Cosa fare e cosa non fare se mai dovessi incontrare la Serbian Dancing Lady in piena notte? Ecco a voi le regole per sopravvivere. Sta lontano da lei, non avvicinarti a lei per nessuna ragione. Non cercare di comunicare con lei, non guardarla negli occhi. Chi crede nel paranormale è convinto che se si prova a guardare la Serbian Dancing Lady negli occhi, questa abbia tipo i poteri di Medusa che riesce a pietrificarti o a maledirti con il solo sguardo, o addirittura di toglierti la vita con un solo sguardo. Non provocarla, ma soprattutto non interrompere mai la sua danza. Scappa il più velocemente e il più lontano possibile e chiama i soccorsi. In teoria non bisognerebbe mai interrompere la sua danza, poiché così facendo lei sta celebrando la tua morte. Alla fine non cambierebbe nulla perché il risultato sarebbe sempre quello. Sto cercando alcuni video sulla Serbian Dancing Lady, ma ragazzi, è difficilissimo, continuo a trovare shorts di persone che commentano e reagiscono ai video della Serbian Dancing Lady, ma vorrei farlo io, sinceramente.
Beh, inizialmente fa la sua danza, però non succede nient'altro. Addirittura qui c'è il face reveal della Serbian Dancing Lady. Sì, certo, face reveal e la faccia è completamente sfocata. Che stia, non so, ballando a qualche evento. Sembra che si stia divertendo comunque. La Serbia Dancing Lady è arrivata in Italia, addirittura. Ok, qua si vede semplicemente lei che balla la cola, ma non succede niente di strano. Comunque è bellissimo guardare certi video a quest'ora di notte. Addirittura dei TikTokers hanno caricato dei video in cui annunciavano l'arrivo della Serbian Dancing Lady anche qui in Italia. Io non so veramente a cosa pensare, se non che la situazione sia sfuggita di mano tantissimo. Io sono convinta che i video della Serbian Dancing Lady girati in Italia non siano altro che bufale o trovate per fare visual, magari da ragazzi molto giovani, anche più giovani di me. Nulla da togliere assolutamente perché comunque è sempre una cosa creativa, però non credo che sia credibile, ecco, e neanche così tanto inquietante. Secondo me si rovina tutto l'alone di mistero che si crea intorno a questa figura quasi folcloristica. Perché se la Serbian Dancing Lady viene vista come un fantasma, un demone serbo, perché dovrebbe fare il tour e venire qua in Italia? Cioè, perché non fermarsi lì? Cioè, no, ti prego, anche meno, non venire qui, ti prego. Avevo anche trovato un video ambientato in India ed erano tutti un sacco allarmati, però fa abbastanza storcere il naso. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Tornando alla fatidica domanda, la Serbian Dancing Lady esiste? Io mi chiedo il perché non dovrebbe esistere. Va bene, forse il lato sovrannaturale di questo personaggio, la Serbian Dancing Lady vista come un demone paranormale che ti pietrifica con lo sguardo, che ti toglie la vita con il solo sguardo, è abbastanza improbabile. Ma è come la leggenda di Babbo Natale. Non esiste il vecchio che vola, slitta sulle renne e ti porta i regali, ma esiste un anziano che risponde alle letterine dei bambini, beh, lì fisicamente, ma non ha nessun potere magico, insomma. Ed è per questo motivo che le persone sensibili ai bambini non dovrebbero vedere questi video. Mi dispiace se ho rovinato la vostra infanzia. Questa donna potrebbe esistere, potrebbe essere chiunque, qualsiasi persona con gravi problemi mentali potrebbe fare questa cosa, anche la tua vicina di casa, volendo. Scrivetemi sotto nei commenti le vostre esperienze. Avete mai visto persone strane in strada che facevano cose simili alla Serbian Dancing Lady? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e se siete dei pro e mi volete bene, condividete il video con i vostri amici. Potete anche lasciare delle critiche, costruttive o non. Un abbraccio da Creepypasta LOL.